Infatti, eccoci arrivati come inizio anno al consueto appuntamento su miei prodotti preferiti dell'anno appena trascorso, quindi del 2018. Come sempre, divido il video in due parti, quindi oggi tratteremo di make-up, nel prossimo video parlerò di tutti gli altri prodotti beauty che più ho amato quest'anno. Qualche piccola premessa, allora ho deciso quest'anno di parlarvi solo dei prodotti che ho scoperto durante il corso del 2018, quindi di non riproporvi prodotti che uso da moltissimo tempo, che avete visto in un milione di video. Se mi seguite più o meno già conoscete quali sono le mie costanti, diciamo, anche perché quest'anno, soprattutto per quanto riguarda il make-up, ho fatto veramente tante belle scoperte di cui ho proprio tanta voglia di parlarvi, quindi mi dedicherò a questo tipo di prodotti. Un'altra cosa, non credo proprio che riuscirò a indicarvi, come faccio praticamente sempre nei miei video, nell'info box tutto l'elenco dei prodotti che vi citerò oggi, perché sono tantissimi. Siamo tutti in vacanza, ho a casa la bambina, ho a casa mio marito, già è tanto che io riesco a registrare, quindi sicuramente non riuscirò a spendere il tempo che mi servirebbe per andare a riscrivervi tutto. Cercherò nel corso del video di farvi vedere bene i prodotti, di specificarvi bene come si chiamano, colorazioni eccetera, e però cercherò di mettervi nell'info box i video, i link ai video che magari trattano in maniera specifica di alcuni dei prodotti che vi cito, in modo così, se volete, da poter approfondire se quei video non li avete visti. Mi sono truccata con tanti dei prodotti di cui vi parlerò oggi, quindi nel caso vi dirò quali prodotti ho indosso, un po' come faccio sempre. Direi che a questo punto possiamo partire. Allora, partiamo con i primer, viso, occhi, fissatori del make-up, eccetera, questo genere di prodotti. Allora, se mi seguite sapete che io non sono una grande utilizzatrice di primer viso, preferisco cercare fondotinta che da soli mi diano la performance che cerco, ma mi sono resa conto nel tempo che se cerco un primer viso lo cerco assolutamente levigante, levigante e quindi perfezionatore della grana della pelle, che vada a riempire un po' le rughette, che faccia effetto pelle photoshoppata. Ne ho due che vi voglio citare oggi. Il mio preferito in assoluto è un grandissimo classico di Clarins. Si tratta dell'Instant Smooth Perfecting Touch, proprio un classicissimo primer siliconico che anche solo messo dove avete magari un po' i pori dilatati o le rughette va a fare meravigliosamente questo tipo di lavoro. Ripeto, lo uso in occasioni particolari, non sono prodotti che uso nel quotidiano. Se però voi cercate un effetto di questo genere e volete un prodotto da usare nel quotidiano ma che non vada a ostruire, che non sia pieno di schifezze eccetera, assolutamente ottimo questo primer di Couleur Caramel, l'Avant Premiere, perché è sempre un primer super levigante ma totalmente biologico. Direi che le performance di questo primer si avvicinano moltissimo alle performance di questo, che invece è totalmente siliconico. Sui primer ho fatto un video specifico che vi linkerò qui sotto se volete saperne di più. Per quanto riguarda i primer occhi, ne ho uno solo da citarvi, con cui mi trovo benissimo e sono contentissima di citarvelo perché costa poco. È un prodotto di Wet n Wild della linea Photo Focus ed è l'eyeshadow primer appunto di questa linea. È fatto così in tubetto, funziona benissimo, non va tantissimo a far risaltare il colore ma lo fa aderire perfettamente alla palpebra, un pochino comunque rende anche il colore dell'ombretto più vibrante e fa durare l'ombretto qualsiasi tipo di polvere davvero tutto il giorno. Occhio se avete una palpebra un po' secca o molto segnata, perché è un prodotto che tende un pochino a tirare, non so come spiegarmi bene, sulla palpebra, ma funziona benissimo. Un prodotto che ho scoperto assolutamente quest'anno, sia come tipologia di prodotto sia come prodotto in sé, è questo prodotto
di LIT. Si tratta di un liquido, una sorta di colla per glitter. Sembra che io non l'abbia usato perché ne serve veramente una goccia. Io lo metto così sul dito, lo vado ad applicare sulla palpebra e poi ci vado ad applicare o glitter che siano pressati in cialda o liberi, ombretti in polvere libera, eccetera. Da quando ho questo prodotto ho riscoperto con grandissima soddisfazione l'utilizzo di quel tipo di prodotti, che mi risulta decisamente più facile. È veramente una colla, non avete più alcun fallout. Io con nessun marchio di prodotti in glitter, di prodotti in polvere libera che abbia provato. Ottimo prodotto, credo che si trovi su siti specializzati in profumerie, è un prodotto americano mi pare. Comunque tante tra voi mi hanno segnalato anche il primer per glitter di NYX, sicuramente un prodotto più facile da reperire e meno costoso. Quando terminerò questo, chissà quando, proverò sicuramente il prodotto di NYX. Per quanto riguarda il fissatore del make up, ormai è un prodotto a cui non rinuncio praticamente mai, lo uso sempre. Il mio preferito in assoluto, se mi seguite lo saprete, è questo di MAC, che è il classico prep and prime, ma questo è il fix matte. È il prodotto che tutti conosciamo, però nella versione mattificante. Trovo che sia favoloso, mi permette anche sulla mia pelle mista di usare prodotti per la base che non siano necessariamente matte, come fondotinta intendo, o come ciprie, perché questo prodotto non mi fa uscire la lucidità. Oltre che fissarmi il make up e togliere l'aspetto polveroso che può avere il make up sul viso, mi funziona benissimo anche come antilucido ed è un prodotto che vi consiglio assolutamente. Per quanto riguarda i fondotinta, andiamo sul make up in senso stretto, anche qui vi ho fatto un video specifico sui fondotinta, quindi ve li cito soltanto. Il mio amato, adorato, meraviglioso Gucci della linea Gucci Face, il Satin Matte Foundation, che io in SPF 20, che ho in colorazione 020. È il fondotinta che indosso anche oggi, per me è perfetto, compresa la colorazione, il finish, la durata, ottimo. Tra i fondotinta da drugstore che ho adorato, questo non è un prodotto assolutamente nuovo, ma l'ho scoperto io relativamente di recente, questo Match Perfection di Rimmel è un fondotinta favoloso, favoloso. Cioè, ne ho usato tantissimo e senza ombra di dubbio lo ricomprerò. Io ce l'ho in colorazione 103 True Ivory, anche questo un SPF 20. Mi piace da impazzire, mi dà prestazioni che adoro e che vado a ricercare anche quando voglio un trucco perfetto. Quindi non è solo un fondotinta adatto al make up da tutti i giorni, ma è un fondotinta che adoro anche quando voglio una base perfetta. Anche qui il colore, nonostante il fondo sia un fondo da drugstore, l'ho trovato assolutamente che matcha alla perfezione con la mia pelle. Questo prodotto lo ricomprerò senza ombra di dubbio. Altro fondotinta dorato, in questo caso è un fondo in polvere, mi avete detto in più video che si trova ancora, ve l'ho parlato tutto l'anno, il fondo di Kiko, il Weightless Perfection, io ce l'ho in colorazione N80, questo è terminato, l'ho tenuto per farvi questo video. Adoro, adoro, adoro questo fondotinta, sulla mia pelle è perfetto e anche un'ottima coprenza, non risulta polveroso, dura tanto, non mi lucida, non mi va nelle rughette, lo ricomprerò quanto prima. Passiamo dunque alle ciprie. Di ciprie ne ho veramente tante di cui parlarvi, ma oggettivamente sono tutte ciprie diverse che uso per funzioni diverse. Allora, la cipria perfetta per me è senza dubbio la Sexy Mamma di The Balm, che ho utilizzato per tutti i primi 6 mesi dell'anno scorso. L'avevo acquistata a Natale l'anno scorso e l'ho utilizzata praticamente da gennaio a primavera inoltrata. È questa terminata che avevo tenuto solo per ricordarmi di citarvi in questo video, ma guardate un po', l'ho ricomprata. Io di queste ciprie, cioè della cipria diciamo da tutti i giorni, ne uso una alla volta. Sto terminando quella di Defa, che non mi dispiace affatto, ma non mi piace tanto quanto questa, quindi ho ricomprato lei perché la amo, ve ne ho parlato spessissimo, perché è sottilissima, impalpabile, quando infilate il pennello vi sembra di non prelevarla,
tanto è sottile, ma vi dà un finish al viso strepitoso. Innanzitutto fissa ottimamente il make-up, opacizza perfettamente, anche se avete se soffrite di lucidità, se avete una pelle misto grassa, opacizza perfettamente, ma non rende il, non fa maschera, non rende il viso finto, non è polverosa, addirittura quasi un finish, non voglio dire luminoso, ma lascia un finish molto salutare sulla pelle. Dura tantissimo perché è iperpressata, pur scrivendo molto, ha un colore che ritengo universale, non mi va assolutamente a cambiare il colore del fondotinta, la trovo veramente una cipria perfetta sotto tutti i punti di vista per tutto l'anno, non vedo l'ora di ricominciarla, ma come vi ho detto prima terminerò l'altra. Una cipria diversa, assolutamente diversa, ma che amo molto, soprattutto quando non fa particolarmente caldo, è questa cipria di NYX, la No Filter, il finishing powder, che io ho in colorazione Ivory numero 03. È, come dice il nome, una finishing powder. Non è la cipria opacizzante che vado a ricercare nel quotidiano, ma è una cipria estremamente levigante, cotta e dal finish decisamente luminoso. Amo applicarla specialmente appunto quando fa freddo su fondotinta dal finish matte come può essere questo di Gucci. Questa combo, che è quella che indosso oggi, la trovo fenomenale per il mio tipo di pelle. Dona molto anche a pelli un po' spente, mature, perché non si insinua nelle rughette, leviga tantissimo il viso, fa scomparire i pori dilatati e lascia un finish luminoso stupendo. Per quanto riguarda invece la cipria per fissare il contorno occhi, cosa vi devo dire? Brighten Up di Essence, anche questo è un prodotto a bassissimo costo e fenomenale per quanto mi riguarda. Questa la sto terminando, ne ho una nuova di zecca da aprire, ne ho finite 3 o 4. Io la metto sul contorno occhi, mi illumina tantissimo la zona, mi fissa perfettamente il correttore, non mi va per nulla nelle rughette, non si sposta, non si muove, il colore è favoloso perché si tratta di un crema leggermente giallino, non di un giallo, che quindi va a fare macchia, non si sposerebbe poi col mio sottotono di pelle. È un prodotto di cui non posso fare a meno e temo già il giorno in cui Essence non la farà più, non si troverà più, perché Essence fa di queste cose. Mai avrei pensato di trovare la perfezione per il mio contorno occhi tendenzialmente secco e datato da un prodotto a così basso costo, che peraltro io utilizzo in combinazione con un altro prodotto a bassissimo costo, che è il mio correttore della vita, il Lastra Long Stay Concealer SPF 15, tra l'altro in colorazione 03. Questo è un correttore favoloso, favoloso, questo è un miracolo per il mio contorno occhi, assolutamente molto coprente. E io soffro di occhiaie, quindi ve lo posso dire, molto coprente, molto sfumabile, idratante, ma che si fissa molto bene sul contorno occhi, non lo secca assolutamente, dura tutto il santo giorno. Insieme questi due prodotti sono la mia salvezza e insieme costano 7-8 euro tutti e due, cioè non l'uno, insieme. Mai avrei pensato di trovare la pace dei sensi che ho ricercato per anni per quanto riguarda il mio contorno occhi in due prodotti così. Vi consiglio a cuor leggero di provarli, visto che costano poco, se anche non vi doveste trovare bene, comunque insomma non vi spingo a spendere troppo, diciamo. Altra cipria fenomenale di cui vi ho parlato nel video che riguarda la mia pochette che mi porto in giro con me quando sto fuori casa a lungo, è questo prodotto di Clarins, si chiama Kit Pores and Matite ed è questo prodotto. È un prodotto composito, sotto la spugnetta ci sono delle cartine assorbisebo e sopra questa sorta di cipria piuttosto siliconica, molto levigante, trasparente. È un prodotto favoloso per i ritocchi perché con la cartina assorbisebo togliete l'eccesso di sebo,
con questa cipria, che peraltro resta molto compatta e assolutamente non polverosa, andate a rilevigare il viso, a ridare un tono fresco e salutare al make up che magari indossate da tanto tempo. È un prodotto fantastico che assolutamente vi consiglio di provare. Passiamo al contouring. Io diciamo che 8 giorni su 10 faccio il contouring con la terra, col bronzer di The Balm, il Bahama Mamma, che mi avete visto in tantissimi video, ve ne ho parlato un sacco, fa parte del mio progetto smaltimento, quindi lo sto usando tanto. Ma la palette che mi ha assolutamente stupita quest'anno per il contouring è questa palette di Astra, la Contour Blush Highlight in colorazione Mauve Romance. Ce ne sono 3 di colorazioni. Questa contiene il prodotto per il contouring, questa terra perfetta per me. La indosso anche oggi, sfumabile, sottile, leggera, scrivente, ma che non fa macchia. Prodotto favoloso nel suo complesso, anche di questa palette vi ho parlato tantissimo. Come bronzer devo riconoscere assolutamente che uno dei prodotti più acclamati su YouTube merita tutta la fama che ha. Questo è il prodotto di Physician Formula, il Butter Bronzer, famosissimo, in colorazione bronzer. È un bronzer fantastico. Io non sono appassionatissima di bronzer, non è uno di quei prodotti che ho in grandissima quantità nella mia collezione make up, non è uno di quei prodotti per cui mi strappo i capelli quando li trovo in giro, non mi tenta l'acquisto, ma devo dire che questo bronzer è eccezionale. Il nome è favoloso, cioè è perfetto, perché è veramente borrosissimo, non spolvera per niente, la cialda resta bella compatta, lo uso tutti i giorni da tanti mesi e questa è la condizione del prodotto, che ancora sembra quasi nuovo. Ha questo profumo di cocco molto invitante, ma non troppo artificiale, troppo penetrante, almeno per il mio naso, e lascia questo non so, questo colore molto soffuso, molto naturale, leggermentissimamente satinato. Va provato, perché non riesco a spiegarvi la meraviglia di questo prodotto. Per quanto riguarda gli illuminanti, il mio illuminante preferito della vita resta il Mary Luminizer di The Balm, ma quest'anno l'ho fatto riposare un pochino, anche perché ha un buco nella cialda non indifferente, quindi ho deciso di provare anche altre cose e sono rimasta molto molto colpita da 2 illuminanti. Il primo è un illuminante che trovate facilmente di Wet n Wild, veramente molto poco costoso. Si tratta dell'highlighting powder della linea Mega Glow e questo è il Precious Petals. In questo caso è l'illuminante che indosso, è semplicemente fantastico. La qualità di questi illuminanti di Wet n Wild è incredibile, burrosissimi al tatto, setosi, non evidenziano i pori, sono belli intensi ma assolutamente modulabili, ci sono diversi colori, questo è un colore fantastico per me perché non è troppo scuro, è un colore che si sposa molto bene al mio incarnato naturale, è uno champagne leggermente rosato che mi sta bene, dura tutto il giorno, mi piace da impazzire. Altro prodotto più ad alto costo e più difficilmente reperibile è questo prodotto di Ofra in colorazione Blissful, si tratta di un'azienda americana. Questo insieme al Mary Luminizer è decisamente l'illuminante più invadente, più brillante che io ho tra i miei illuminanti, non ne ho tanti. Un effetto abbastanza metallico, da metallo fuso sul viso, il colore è fantastico perché si tratta di uno champagne che va a rosa carne. Quest'anno mi sono dedicata di più a questa colorazione rispetto allo champagne dorato, trovo che mi stia meglio, anche quando è molto intenso come in questo caso mi sembra che l'effetto sia un po' più naturale rispetto allo champagne molto dorato. Allora, con questa prima parte di prodotti viso ho finito.
passiamo dunque ai blush. Allora, ho cercato di selezionarvene pochi, sapete che io ho la passione per i blush assoluta, ma ho deciso di selezionarvi proprio il meglio del meglio. Quest'anno è senza dubbio stato caratterizzato per me dalla scoperta delle palette viso, palette di blush. Ne ho 4 di cui vi voglio parlare, a parte la palette di Astra che vi ho fatto vedere prima. Assolutamente innamorata dei blush contenuti nella Back Talk di Urban Decay, che sapete essere una palette mista occhi viso, ve ne ho già parlato più volte. Anche per quanto riguarda le palette occhi, sapete che mi piace, i prodotti viso sono stupendi, sia l'illuminante che questo blush barra topper, e questi due blush che sono fantastici. Uno è satinato di un color rosa scuro favoloso e uno è un illuminante da tutti i giorni opaco strepitoso. Ottima la formula, che questi non sono polverosi, si sfumano benissimo sul viso. Io questa palette la prendo in mano per utilizzare i prodotti viso anche indipendentemente dall'utilizzo dei prodotti occhi, quindi degli ombretti. Mi fa impazzire. Altra palette fantastica che vi faccio, vi menziono solamente perché è una palette di un'edizione limitata di NARS, la Narcissist Unfiltered 2, che contiene queste splendide tonalità di rosa e qualche tonalità pesca, e anche qui un prodotto che uso come illuminante, questo. Sono blush stupendi, mi avete detto in tanti che tra l'altro i blush singoli di NARS sono anche più belli di quelli contenuti nelle palette. Io per ora possiedo solo la palette e la adoro alla follia, quindi sicuramente vorrò provare anche dei blush mono di NARS. Altre due palettine favolose che vi consiglio assolutamente sono queste. Questa di The Balm, la Girls Gateway Trio, che contiene 3 prodotti di The Balm che però trovate anche singoli, mono, in taglia di vendita. Queste sono delle taglie un po' più piccole, ma c'è davvero tanto prodotto. Si tratta di un bronzer, questo che è il Balm Desert, questo qui, più 2 blush estremamente naturali, tutte e 3 polvere opache. Il bronzer secondo me è un bronzer barra blush, lo potete usare più o meno in tutti e 2 i modi. Le tonalità dei blush rosati sono stupende, uno un pochino più vivace, uno un pochino più chiaro, ma assolutamente si tratta di blush portabili nel quotidiano, super duraturi e con la qualità che caratterizza secondo me le polveri viso di The Balm. Di The Balm io amo moltissimo, ma secondo me vince a mani basse sulle polveri viso. Dalla cipria alle terre ai blush sono prodotti fantastici, qualsiasi linea, di qualsiasi linea si tratti. Altra palettina stupenda è questa palette di Smashbox. Qui si tratta di una palette di blush di questi colori fantastici sul corallo, ne esiste una anche sulle tonalità rosate. Questi due sono cialde completamente opache, si tratta di un corallo aranciato, un corallo più fragola, meravigliose, sono molto molto scriventi, ma io non vi so dire cos'è metterci le dita dentro. Si tratta di pura seta, sfumabili, si amalgamano alla perfezione con la pelle, sono prodotti fantastici. Questo è una sorta di illuminante, è un illuminante colorato, diciamo. Questo pescato in questo caso vedete che ha un bel po' di colore, leggermente satinato, può essere utilizzato come blush su carnagioni chiare o d'inverno, come topper sugli altri due per andare a cambiare il finish dei blush, li potete rendere satinati in questo modo, oppure facendo un degradé utilizzando i colori per arrivare a usare questo nella parte più alta dello zigomo. L'effetto è stupendo, ve l'ho già parlato più volte, mi piace tantissimo. Noto ora che ho ancora la pellicola sullo specchio della palette, togliamola. Devo dire che non uso mai gli specchi di queste palettine piccole. Questa nello specifico si chiama LA Lights Blush and Highlight Palette, e questa è la Gulliver City Coral. Passando ai blush mono, dunque
prima di tutto il mio primo ed unico blush di MAC. Ho preso questo e me ne sono totalmente innamorata. Si tratta di come si chiama? Del blush Sunbasque, e come finish è uno sheer tone. Potrebbe essere l'unico blush nella mia collezione. È questa tonalità abbastanza naturale, leggermente calda, ma non troppo aranciata, non troppo terracotta, luminoso, è decisamente un blush luminoso, ma non contiene brillantini o pagliuzze grandi. Dà però questo effetto di salute sulla pelle che io trovo favoloso sia d'inverno che d'estate. Compattissimo in cialda, per nulla polveroso, estremamente naturale sul viso. Altro blush favoloso, questo di Clinique, anche in questo caso il mio primo ed unico blush pop di Clinique. Anche questi sono famosissimi, da più parti vengono ritenuti i blush con la texture più bella che esista al mondo. Direi che concordo, questo è lo 01 Ginger Pop. Anche in questi blush dovete infilare le dita per capire. È liscissimo, non polveroso per niente. In questo caso parliamo di un color pesca stupendo, con una leggera satinatura all'interno, scrivente ma modulabile, sfumabile. Anche questo è un blush favoloso per tutte le stagioni. Sono fantastici questi blush, anche se costano un po', ve li consiglio. Scoperta dell'anno sono stati i blush di Mulac, ne ho tre. Quello che ho usato di più è questo, è il numero 18 Off Course, è fantastico, si tratta di una cialda anche qui liscia, setosa, burrosa, di un color pesca un pochino terracotta, diciamo, stupendo. Anche qui si tratta di un prodotto molto scrivente ma molto molto sfumabile, duraturo, che non fa macchia, favoloso, favoloso, ottime le polveri viso di Mulac, ma so di non dirvi nulla di nuovo. Un blush che vi consiglio sia tra quelle diciamo a basso costo sia anche dall'ottimo Ince, questo blush di Avril. Avril ha questa linea di blush, io possiedo solo questo, è il Peche Rosé ed è stupendo. Anche qui parliamo di un blush molto molto setoso, di questo color pesca che è leggermente più chiaro di quelli che vi ho mostrato prima. Anzi, più che più chiaro, è un pesca puro, non è troppo terracotta, troppo rosato, è proprio un pesca puro, da sposina diciamo, da guancia salutare, da trucco fresco, adatto sia a pelli mature che a ragazze più giovani. È un blush non impegnativo, decisamente di ottima qualità. La scrivenza e la durata non paiono essere di un blush dall'INCI così buono, è veramente un prodotto ottimo. Un blush che vi cito, anche se è uscito e io ho acquistato alla fine del 2017, ma che ho praticamente utilizzato nel 2018, proprio perché è uscito alla fine dell'anno precedente, è questo blush di Kiko, che lo so, è un'edizione limitata, era l'edizione natalizia dell'anno passato. Questo è favoloso, è quello che indosso oggi, sembra non utilizzato ma ne ho usato tantissimo, c'è tanto prodotto, si tratta di un blush cotto, sottilissimo, iper compatto in cialda, è per quello che pare non utilizzato ed è fantastico. Questo dà una satinatura alla pelle un po' più evidente rispetto ai blush di cui vi ho parlato prima, ma spettacolare. Con questo blush vi ringiovanite, avete proprio l'effetto di salute sul viso, di luminosità, di pelle sana. Il colore è estremamente naturale, molto sfumabile, non fa macchia, non ha una scrivenza pazzesca, anzi non è vero, scrive molto, ma il colore è piuttosto chiaro, quindi lo potete gestire facilmente. Perché ve ne parlo nonostante questo sia un blush che non fanno più? Questo era della collezione Arctic Holiday, lo 01 Baked Blush Marmoreal Biscuit. Ve ne parlo perché so che in tanti l'avete, quindi se come me avete tanti blush ed è tanto che non lo utilizzate, ritiratelo fuori perché è splendido in tutte le stagioni. Ma ve ne parlo anche perché Kiko, secondo me, con i blush delle collezioni natalizie vince sempre. Anche quest'anno so che ha fatto dei blush cotti, non ne ho presi perché abbastanza simili secondo me a quelli delle collezioni precedenti che io ho.
quindi ho deciso di evitare, ma esce con questo tipo di prodotti e sono fantastici, veramente fantastici. Allora, per quanto riguarda il viso ho finito, era anche l'argomento diciamo un po' più imponente in questo video, perché per quanto riguarda gli occhi io vi ho fatto due video relativi alle mie palette del 2018, li ho fatti apposta per evitare poi di portare in questo video una quantità innumerevole di prodotti, volevo poi parlarvene un po' bene diciamo, e quindi vi ho fatto quei due video che assolutamente vi linko. Parliamo però di ombretti mono. La palette di ombretti mono che mi sono fatta io, che ho usato di più quest'anno, è questa, e contiene degli ombretti che ho da tanto, che conosco benissimo, che io non vi recito oggi perché ce li ho da molto. In particolare sono gli ombretti di Nabla, tutti tranne Citron, che invece è un arrivo del 2019 che amo alla follia e lo sapete. Le novità diciamo più importanti di quest'anno in questa palette sono questi quattro ombretti di Make Up Geek. Ma cosa sono gli ombretti di Make Up Geek? Io prima o poi ne comprerò degli altri perché sono fenomenali. In particolare adorabile, stupendo, questo che ho oggi sulla palpebra mobile, guardate la meraviglia, c'è scrivenza, effetto sulla pelle, fantastico, ve lo dico subito, flame qualcosa, vediamo, flame thrower, è spettacolare, spettacolare e meraviglioso questo bordeaux, che io vinaccia bordeaux, che ho a scurire l'angolo esterno dell'occhio, mi stava cadendo, e un po' nella piega, è questa meraviglia ed è Bitten. Vi faccio lo swatch anche di questo perché è qualcosa di eccezionale. Anche gli opachi di Make Up Geek sono straordinari, guardate che roba, scriventi ma sfumabili, non fanno macchia, facilissimi da usare, facilissimi. Meraviglioso anche questo ombretto verde di Puro Bio, è burrosissimo. Io oggi l'ho utilizzato sotto la rima, sotto, cioè qui, e poi l'ho usato come eyeliner sopra. Vi dico brevemente come ho fatto il trucco oggi: ho messo nella piega alta Caramel, Certezza, ombretto meraviglioso di Nabla, per la piega è stupendo, come vi ho detto Bitten di Make Up Geek all'angolo esterno dell'occhio e un po' nella piega, sulla palpebra mobile appunto questo Flame è quello che vi ho detto prima, che è favoloso. All'inizio dell'occhio, nella V diciamo interna, ho messo Citron di Nabla, e appunto come eyeliner e nella rima sottostante l'occhio ho messo il numero 22 di Puro Bio. Questo è il risultato, l'effetto mi piace da impazzire. Ho fatto un video che riguarda tutti i miei ombretti mono in palette che io ho composto, anche questo ve lo linkerò qui sotto, così troverete, se vi interessano, anche numerazioni, numeri, swatch degli altri ombretti contenuti in questa palette che io trovo fantastica per me. Altri ombretti mono amati quest'anno, lo sapete, sono gli ombretti di moda, gli eyeshine, eyeshadow. Sono ombretti al basso costo, io li trovo a 3 euro in un negozio a tutto a 1 euro, so che si trovano in qualche ipermercato e negozi di questo genere, c'è chi tra voi li ha trovati, altri che fanno fatica, io però non posso non citarveli perché sono favolosi. In particolare, se dovete prenderli, iniziare a comprarli, vi consiglio di cominciare con i colori più champagne, più chiari, perché sono quelli che hanno questa resa ipermetallica sull'occhio molto molto accentuata. In particolare il numero 306, che è questa meraviglia, che ho usato tantissimo anche solo con poi un colore nella piega, che è qualcosa di spettacolare, guardate. Poi il sempre di questo genere champagnino, così via, questo è il numero 310, anche questo fenomenale, un po' più scuro, un po' più biscottato, guardate che cosa è,
anche un po' più bronzo forse. Guardate che meraviglia, sono burrosissimi questi ombretti, occhio perché sono piuttosto fragili. E poi tra i colorati miei preferiti, questo è pura poesia, credetemi, è un ombretto particolarissimo, è il numero 304, è questa via di mezzo fra un silver e un azzurro chiaro. Credetemi, sembrano ombretti in crema, mi ricordano molto al tatto gli shimmer degli ombretti di Juvia's Place. Guardate che cos'è questo colore, fantastico. E queste due meraviglie. Questo che è un borgogna incredibile. Cioè, io infilo il dito, questo è rilascio di colore. Guardate che roba. Un borgogna che tende al viola amaranto, spettacolare. E questo che è un viola stranissimo, è quasi un duochroma, è un viola che contiene un po' di fucsia e anche un po' di blu. Cioè, è incredibile questo. Guardate che cos'è, l'ho usato più volte la sera, questo sugli occhi, guardate cosa è. Sembra quasi in neon, fosforescente. Spero che possiate cogliere tutti i riflessi e vi auguro davvero di trovare in giro questi ombretti. Andiamo a pulirci un po' le mani, ma proseguiamo perché non voglio tagliare questo video che già sarà lungo e spero di non dover fare un montaggio pazzesco, altrimenti non lo carico più. Allora, procediamo con l'unico ombretto liquido che vi voglio citare, che ha accompagnato tutta la mia estate. So che amate tutte moltissimo questi ombretti. Questo è un Metal Shock di Essence, in particolare questa è la colorazione 01 Solar Explosion. Questo è oro fuso sugli occhi, non ci sono brillantini, ha solo questo effetto, solo questo effetto iper metallico, fantastico da usare come base ma eccezionale anche da solo sugli occhi, non si insinua nelle pieghe, dura tantissimo. Per un trucco veloce ma d'effetto o d'estate è un prodotto che vi consiglio assolutamente, specie in questo colore, ma sono belli praticamente tutti, devo dire. Per quanto riguarda i mascara, ve ne devo citare tre. Allora, uno a basso costo, uno medio e uno alto. Il mio preferito è quello a medio costo, ne ho due ma è lo stesso, solo per dirvi che io praticamente questo l'ho terminato, è la Sensational, ciglia sensazionale di Maybelline, e lo trovo semplicemente favoloso. Anche sulle mie ciglia, che sono poche, corte, sfigate, lo sapete ormai, questo mascara riesce a incurvarmele, me le dispone a ventaglio, mi dà un volume pazzesco, ordinato ma tanto, e una lunghezza eccezionale. Dura tutto il giorno, non è semplicissimo da struccare, ci vuole un buon bifasico, però con un buon bifasico viene via tutto tranquillamente. È per il mio tipo di ciglia, per i miei gusti, il mascara perfetto. Gli altri due che vi cito sono comunque due mascara favolosi. Forse questo, di questo vi avevo parlato anche l'anno scorso, è stata una grandissima scoperta. Ho provato tanti mascara di Essence, tra quelli usciti diciamo nell'ultimo anno e mezzo, che mi sono piaciuti tantissimo. In particolare questo, il The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited, è stupendo, è quello che indosso oggi. Allora, la differenza, a parte lo scovolino, che questo è dritto, molto più classico rispetto a quello di Maybelline, è che questo è leggermente più liquido, va a fare meno ciglioni, dà volume, ma è un volume più ordinato di quello di Maybelline, che comunque lascia un volume abbastanza ordinato, questo ancora più ordinato. E soprattutto io lo adoro perché, dando questo splendido effetto, ma si strucca molto 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 facilmente, quindi è un mascara che vado a ricercare quando, non so, nel quotidiano, quando non faccio trucchi particolari, perché mi dà un effetto incredibile alle ciglia, ma nonostante questo so che poi la sera non farò fatica a struccarlo. E questo è un mascara che vi devo assolutamente citare, questo è il Monsieur Big di Lancôme, ma in versione waterproof. Perché ve lo cito? Perché è il primo mascara della mia vita waterproof
che ha delle prestazioni identiche a quelle di un mascara non waterproof tra quelli che io ho provato, nel senso che dà volume, lunghezza, definizione alle ciglia come se non fosse un mascara waterproof, ma lo è e funziona benissimo. Lo dico perché io non mi sono mai trovata molto bene con i mascara waterproof per l'effetto, per la resa sugli occhi. Magari funzionavano per il loro essere resistenti all'acqua, ma non mi davano l'aspetto alle ciglia che io cercavo da mascara volumizzante. Questo assolutamente sì, costa un po', ma ne vale assolutamente la pena. Per quanto riguarda le sopracciglia, vi devo per forza recitare di nuovo questa matita di De Balm. Com'è che si chiama? Farrow Chose, qualcosa del genere. Comunque è l'unica matita sopracciglia di The Balm, è una micromina favolosa. Questa è finita, quindi non ve la posso far vedere. Sottilissima, riuscite a fare un tratto molto preciso, ad ottenere sia un risultato molto disegnato, sia a fare i pelettini solo dove mancano. Potete voi gestire questa matita con facilità rispetto alle esigenze e all'effetto che ricercate. È fantastica, una scrivenza perfetta, né troppo poca, non è né troppo morbida né troppo dura, però dura pochissimo, non nell'indosso, nel senso che ve la mettete la mattina, la sera la struccate perfetta, anche d'estate, se sudate, ma dura poco nel tempo. Io ne finisco una ogni 3 settimane, infatti questa è finita, non l'ho ancora ricomprata, però è una matita stupenda che prima o poi ricomprerò. Per quanto riguarda le matite occhi, questo è stato l'anno della matita nera per me. 9 giorni su 10 ho usato una matita nera ovunque, nella rima interna sia sopra che sotto, nella rima esterna sfumata, come eyeliner sfumato, un po' dappertutto. La matita nera più bella del mondo, questa è ancora in celofanata. È la Puppa, la 09 delle Multiplay. È encelofanata perché una l'ho finita. Sto finendo un'altra matita nera e non voglio iniziarla prima di aver terminato quella che ho in uso. È favolosa, ha uno splendido effetto cajal, sfumabile, morbida il giusto. Si fissa però alla perfezione, scrive, dura tantissimo anche nella rima interna. Non mi dà allergie, non mi dà problemi, non cola. Resiste a qualsiasi cosa, almeno sui miei occhi, è fantastica e come sapete l'ho comprata anche marrone, devo ancora utilizzarla, ma questa è una matita meravigliosa. Quindi anche per quanto riguarda gli occhi ho terminato. Sulle labbra, guardate un po', ho fatto una scelta veramente risicatissima, perché se no veramente non la finiamo più. Anche perché devo dire che quest'anno non ho fatto delle scoperte pazzesche come prodotti labbra, perché io è tantissimo che non compro più rossetti, perché me lo sono imposto, perché ne ho troppi e voglio usare quelli che ho. Essendo prodotti in crema, scadono più velocemente, più facilmente dei prodotti in polvere, quindi ho qui proprio quello che ho amato assolutamente di più scoperto quest'anno. Allora, in generale sapete che i miei rossetti preferiti restano i rossetti MAC, direi, ma amo anche tante altre marche, lo sapete. Non ci sono qui i rossetti liquidi perché non ne ho scoperti che mi abbiano fatto strappare le vesti dalla felicità così tanti quest'anno. Ne ho comprati tanti quest'anno. I miei preferiti sono ancora quelli che erano preferiti prima, da tanto tempo, quindi non ne vedrete qui. Ci sono dei rossetti classici, tre rossetti classici, due rossi strepitosi. Questo di Estée Lauder numero 330 degli Envy Matte, ve ne ho parlato nell'ultimo video prodotti preferiti, scusatemi, è il rosso perfetto, rosso papavero, eccezionale, stupendo, meraviglioso, effetto vellutato sulle labbra, dura tantissimo, meraviglioso. E questo di Avon che mi ha molto stupita. Questo è sempre della linea matte di Avon, si chiama Red Supreme ed è un rosso molto più ciliegia, però rimane rosso, non è un rosso scuro. Si porta come un rossetto rosso, però appunto ha un sottotono più freddo di quello di Estée Lauder che vi ho fatto vedere prima. Questo rossetto mi ha stupita tantissimo perché ha una qualità eccelsa per il costo che ha. Anche questo molto vellutato, molto duraturo sulle labbra, colore pieno, strepitoso. È stato l'anno però
di cui non ho fatto tante scoperte appunto per quanto riguarda i prodotti labbra, ma in cui io ho scoperto i rossetti di Mulac. Voi li conoscerete tutti praticamente e io non ne avevo ancora avuto nemmeno uno. Vi ho portato qui i miei tre preferiti, due fanno parte della collezione Womanity, si chiamava mi pare, o Womanly, quella che riguardava la donna appunto. Due sono spaziali, i miei preferiti in assoluto. Uno è il 44 Mai Più Tua, che è un nude fantastico rosa, è un rosa è un rosa carne eccezionale. Io sono rimasta molto stupita da questi rossetti perché credevo fossero, che seccassero molto le labbra. Sono poco scorrevoli, assomigliano ai retro matte di MAC, per intenderci dovete insistere per avere il rilascio del prodotto sulle labbra, sono piuttosto secchi, ma ovviamente per questo durano tanto sulle labbra, ma io non so perché le mie labbra non le seccano e io tendo ad avere problemi di secchezza alle labbra. Eppure, certo, ovvio che li metto quando le labbra belle idratate, scrambate, eccetera, ma non mi creano alcun problema. Questo è un colore favoloso. Il più bello in assoluto, il più particolare, è quello che indosso oggi. È qualcosa di eccezionale questo rossetto, è il numero 45 Sex Trainer. Io non vi so spiegare che colore è, lo vedete, è semplicemente favoloso, unico, unico nel suo genere. Nude, scuro, malva, marroncino con un po' di rosa, non so cosa dire, è stupendo. I rossetti di Mulac li metto senza matita perché non se ne vanno da nessuna parte. E un grande classico che conoscerete in tantissimi è un nude perfetto e si tratta di Milf. È semplicemente favoloso, ve lo metto qui vicino così vedete la differenza fra i tre. Questo è un nude più alla Mer di MAC, diciamo, è un nude meno rosato, ma è semplicemente fantastico. Poi è stato anche l'anno della riscoperta dei gloss. Ho portato gloss quest'anno come non ci fosse un domani, sono tornati di moda, ma c'è anche da dire che io mi sono riappassionata a rivedermeli sulle labbra perché sono facili da applicare, perché li potete rimettere durante il corso della giornata tutte le volte che volete anche senza specchio, e perché donano alle labbra questo effetto turgido, sano, bello da vedere, che specialmente su labbra che cominciano ad avere una certa età è un effetto favoloso. Allora, allegoria della primavera dei vernissage di neve, che non è un prodotto in sé che ho scoperto quest'anno, ma questo colore sì, ne parla pochissimo di questo colore, ma è semplicemente strepitoso. Questo è uno stranissimo nude dorato con riflessi fucsia, è incredibile, è semplicemente meraviglioso. Poi amato, adorato questo gloss di Astra, anche questi prodotti che costano pochissimo e validissimi, si chiama My Gloss Light and Shine numero 04. Questo contiene all'interno delle micro pagliuzze dorate. Si tratta anche qui di un nude, ma di un nude rosato con un buonissimo rilascio di colore per essere un gloss, con questo effetto specchio e rimpolpante dato dalla presenza di queste pagliuzze. Prodotti che costano pochissimo, non appiccica, non va in giro, non dà fastidio, non fa la riga. Meraviglioso, meraviglioso questo gloss di Kiko. Questo è iper brillantinato, iper luminoso, direi che ha una base quasi trasparente e il colore lo fanno tutti questi brillantini fantastici. Lo sapete che lo amo alla follia, questo messo anche sopra i rossetti fa un effetto incredibile sulle labbra, anche solo al centro è fantastico. Ve lo cito anche se è un'edizione limitata che io peraltro ho quasi finito, perché sono tantissimi gloss che quest'anno sono andati di moda, che sono stati prodotti da tante case di produzione di make up con questo tipo di finish ricchi, pieni di questi splendidi riflessi, di questi brillantini stupendi. Ci sono anche quelli di Fenty che sono i più famosi, ma insomma
ve li consiglio perché l'effetto sulle labbra è favoloso. Altra scoperta di quest'anno sono stati i burri labbra, balsamo labbra colorati. Vi ho parlato di quelli di Astra, vi ho parlato di tanti prodotti. Questo ve l'ho citato, ma non ve ne ho parlato tantissimo, ma io lo sto usando un sacco. È un prodotto di Revlon. Non riesco assolutamente a capire come si chiami, ma questa forma, fatto così a stilo, col tappo trasparente, è una sorta di sì, appunto, balsamo labbra idratante con una buona, buona base colore. Non fa strato, non dà fastidio sulle labbra ed ha questo effetto shiny, ma discreto, non come un gloss alle labbra, stupendo. Paragonabile all'effetto che mi danno i Dior Addict, miei Dior Addict amatissimi, ma questo è un prodotto assolutamente dal costo più abbordabile. Questo in particolare è un nude favoloso, ma ci sono anche dei colori molto più vivaci, e questo è il numero 700, fantastico. Un rossetto che devo assolutamente citare, perché è forse il rossetto classico che ho utilizzato di più quest'anno, è un rossetto di Kiko, di una linea che non è assolutamente nuova per me, sono i Passion Matte, appunto i rossetti matte di Kiko. Dicevo, non è una linea nuova per me, ma questo rossetto l'ho scoperto quest'anno, è il numero 329 ed è un rosso labbra favoloso. Per me è il più bel colore di rossetto che io abbia utilizzato quest'anno. Si tratta di questo che va un po' tra il marsala e il mattone caldo, ma resta un rossetto discreto come colore, non troppo vibrante, non troppo sfacciato, abbinabile facilmente a qualsiasi tipo di trucco, portabile anche di giorno se avete voglia di un colore più colore del nude, ma senza arrivare a un rosso, che io trovo fantastico abbinato alla sua matita, che per Kiko è questa, la 415 delle Everlasting Color Precision Lip Liner. Vi faccio vedere insieme come sono. Ecco qua, è semplicemente una combo fantastica. Ho usato questi prodotti spessissimo durante l'anno, trovo che sia una combinazione meravigliosa che sta bene su tutte le carnagioni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi stagione. Semplicemente fantastico. Non ho altro da dirvi, non vi parlo di smalti, vi ho fatto tantissimi video sugli smalti quest'anno, anche sulla mia manicure routine, quindi non aggiungo altro se non dirvi, visto che vi ho detto tutto quello che indosso, lo smalto che indosso, che però non lo fanno più, è il meraviglioso 579 Paparazzi di Chanel. È questa meraviglia, color ruggine, rosato, stupendo, leggermente metallizzato, ma molto leggermente, vedete che sull'unghia quasi non si nota, se non dare questa, non so, questa lucentezza particolare. Se ce l'avete, usatelo, tiratelo fuori, non fatelo scadere, perché è semplicemente favoloso. Ho finito, ho parlato un sacco, e come al solito quando faccio questi video, spero di non avervi annoiate troppo. Nel prossimo video, come vi dicevo, vedrete i miei preferiti per quanto riguarda tutti gli altri prodotti beauty. Fatemi sapere, se avete voglia, quali sono stati alcuni tra i vostri preferiti di make up del 2018. Io come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!